Ciao a tutti da streamhard.com. Quest'oggi andiamo a fare un breve unboxing di una nuova tastiera meccanica marchia da Drevo. Nello specifico il modello Gramar, almeno penso si pronuncia in questo modo. Partiamo dall'analisi della confezione, che come possiamo vedere presenta un cartonato di colore nero con al centro il logo dell'azienda, mentre in basso troviamo il nome del prodotto stesso. Nella parte posteriore della confezione invece troviamo solamente il sito web dell'azienda, l'indicazione Made in China e inoltre le certificazioni del prodotto. Sul lato posteriore invece troviamo, oltre al nome del prodotto, anche una piccola etichetta di colore bianco che ci indica che la scocca del prodotto è in colorazione nera, in quanto è disponibile anche in colorazione argentata bianca. E inoltre gli switch utilizzati in questa tastiera sono i brown, in quanto sono disponibili anche i red, i black e i blu. Apriamo la confezione. Allora, come possiamo vedere, la tastiera è protetta all'interno di una busta in plastica trasparente. Mettiamo un secondo da parte, così da mostrarvi il bundle contenuto nella confezione. Come possiamo vedere, abbiamo un piccolo foglietto che ci indica tutte le funzioni alternative della tastiera, in quanto ricordiamo che la tastiera presenta solamente 84 tasti, quindi alcune funzioni devono essere per funzionare devono essere abilitate tramite il tasto FN, il tasto funzione. Ed infine abbiamo un piccolo e pratico estrattore di tasti, quindi per rimuovere i keycaps. Prendiamo la tastiera e la togliamo dalla busta in plastica. Come possiamo vedere, la tastiera viene accompagnata da una piccola protezione in plastica dura trasparente, per impedire alla polvere durante la notte di accumularsi sulla tastiera, eccetera. Quindi un utile e pratico accessorio. Invece, ecco qui la tastiera. Zoomiamo un attimo. Allora, come possiamo vedere, la tastiera ha un layout particolare, infatti presenta solamente 84 tasti, e colorazione completamente nera. E il design è thankless, in quanto manca il tastierino numerico, che è presente però in seconda funzione, come possiamo vedere da questa parte. Infatti sono indicati i numeri sul lato dei tasti. Allora, la tastiera misura precisamente 320 mm x 134 x 37 mm e pesa circa 750 grammi, mentre il cavo è lungo 1,80 m. È compatibile con tutti i sistemi operativi Windows e Mac, ovviamente, e inoltre ha tre funzioni anti-ghosting che passano da 6 a 24 a tutti i tasti contemporaneamente, quindi 6 key rollover, 24 key rollover e n key rollover. I tasti, o meglio, gli switch utilizzati in questa tastiera sono i brown, che hanno una forza di adattazione di 55 grammi e restituiscono anche un feedback tattile, come i blu, però non restituiscono lo stesso feedback sonoro, quindi sono meno rumorosi. Utili soprattutto per coloro che utilizzeranno questo tipo di tastiera, per gaming notturno. Inoltre, la tastiera presenta una illuminazione bianca su tutti i tasti, tranne per i caps lock e altri tasti funzioni qui sopra, che si abiliterà solamente quando verranno premuti questi tasti, per segnalarci ad esempio che il caps lock è attivato. Inoltre, per quanto riguarda la parte posteriore, troviamo lo sticker della tastiera, che ci indica il seriale. Inoltre abbiamo quattro piedini in gomma che impediscono quindi alla tastiera di scivolare durante l'utilizzo. Inoltre, cosa non da poco, sono i tasti regolabili, sì, ta volevo dire
i piedini regolabili e gommati. Quindi anche se andiamo ad alzare la tastiera, la tastiera comunque non si muoverà in quanto faranno attrito e quindi rimarrà immobile. Inoltre abbiamo il connettore micro USB del cavo, che in questo caso è fissato tramite questa placchetta in plastica e tramite due viti, però comunque si può staccare. Inoltre abbiamo questa scanalatura dove possiamo inserire il cavo per decidere se farlo uscire verso destra o sinistra o al centro, la posizione classica. Per quanto riguarda il cavo, abbiamo detto che è lungo 1,80 m e presenta un rivestimento intreccio di tessuto bicolore rosso-nero, davvero è bello da vedere, anche ben fatto. Inoltre abbiamo un blocco di ferrite per diminuire le interferenze. E inoltre abbiamo il connettore USB 2.0 placcato in oro per una migliore connessione con la nostra scheda madre, il connettore della nostra scheda madre. Questa tastiera viene venduta su Amazon al prezzo di 39 euro circa, quindi un prezzo davvero aggressivo, soprattutto per una tastiera meccanica. Per ulteriori foto e le nostre considerazioni su questo prodotto, vi rimandiamo al sito web streamhard.com. Quindi allo staff di Streamhard un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!